grandissimo in bocca al lupo a Francesco Acquaroli, che è il nostro campione. È chiaro, oggi è il nastro di partenza di una campagna elettorale, non siamo qui per caso e non siamo in questo posto per caso. Questo posto è stato scelto accuratamente. Questo è l'Arco di Traiano, è stato costruito 1900 anni fa dall'imperatore Traiano, che scelse Ancona e questi territori come porto d'Oriente. Qui fu fondato il primo porto strutturato e da qui, tra l'altro, l'autore di questo arco monumentale che aveva sopra nell'attico la statua di Traiano, di sua moglie e della sorella, che poi furono portati via nel 7-800 dai pirati saraceni, fu fatto perché era la riconoscenza di un popolo nei confronti di chi si era occupato di loro. Non come i governi che ci sono attualmente da molti anni, che in questo porto non hanno mai investito. Questa è la porta d'Oriente, ma anche la porta d'Italia, quindi andiamo al di là della regione Marche. Questo vuole essere il rilancio delle coste italiane, 300.000 chilometri di costa, che devono essere valorizzati. Noi siamo veramente la penisola, il ponte nel Mediterraneo. Concludo dicendo che qui c'è il mare, qui ci sono le navi, Ancona è il primo porto dell'Adriatico, ha più merci, più passeggeri di Bari, di Trieste, di Venezia, ha soprattutto 200.000 autocarri che trasportano merci ogni anno, ha i cantieri navali in cui lavorano, in questo cantiere qui, Fincantieri, che è una delle poche società italiane leader nel mondo, che solo qui dà lavoro a 2.500 persone. In tutto il porto lavorano 6.500 persone attualmente, il che significa che è un'industria che può trainare tutte le Marche, tutti i territori, può essere il punto di contatto di tutta l'industria manifatturiera marchigiana con il resto del mondo. Ecco, questo vogliamo. Vogliamo ricostruire le Marche, questo è il nostro slogan, e Francesco Acquaroli e Giorgia Meloni sono qui per aprire un grande progetto. In bocca al lupo a tutti noi, ma soprattutto ai marchigiani. La parola a Francesco Acquaroli. Buongiorno a tutti, grazie per essere stamattina qua. Innanzitutto io vorrei partire con i ringraziamenti. Ringraziamenti ai leader dei nostri partiti alleati che hanno creduto in me e che sostengono questa candidatura e questa sfida importante, nevralgica, che dovrà dare e scrivere una nuova pagina, come noi tutti ci auguriamo, per la nostra regione. Un ringraziamento particolare va sicuramente a Giorgia Meloni per aver creduto fin da subito nella mia persona e conferendomi questo ruolo, questo incarico assolutamente molto importante, che mi inorgoglisce ma mi rende anche pieno di responsabilità e con senso di dovere, perché sappiamo che questa è una sfida molto sentita. Un ringraziamento va a tutti quelli che in questi giorni con molta passione mi hanno contattato, scritto messaggi, telefonato, e che sono veramente una forza importante e determinante per scrivere questa sfida insieme, che è una sfida importante, passionale, emotiva, ma anche e soprattutto politica e di programmazione. Noi vorremmo tornare a scrivere tutti insieme una grande pagina, una nuova storia per la nostra regione. Sicuramente nei prossimi giorni dovremo entrare nel merito di quello che è il nostro programma. Io però voglio fare degli accenni. Primo, siamo in una fase di pandemia, noi vogliamo assolutamente liberare la sanità dalla politicizzazione che ha vissuto in questi anni. La sanità non è uno strumento di potere, non è uno strumento di controllo, ma è un servizio che bisogna riconoscere ai cittadini. E in un territorio, in una regione come la nostra, che ha territori difficili, un'entroterra che rischia la desertificazione, una infrastrutturazione molto debole di tutte le valli, ecco, allora in una regione così è importante che la medicina del territorio sia presente, sia forte e sia un punto di riferimento per non consentire lo spopolamento di intere aree. Ecco, noi vogliamo una sanità a servizio dei marchigiani e non a servizio della politica.
Questo è un punto inesorabile del nostro programma, condiviso da tutti e su cui, se vinceremo, ci batteremo assolutamente. Un altro punto, un punto di dignità e di forza: vogliamo far ripartire la ricostruzione. Il commissario l'altro giorno parlava di uno stanziamento di circa 10 milioni di euro, se non erro, per rimuovere le macerie. Il terremoto c'è stato nell'estate del 2016 e a 4 anni di distanza parliamo della rimozione delle macerie. La ricostruzione è realmente in alto mare, c'è stato un errore dietro l'altro, un atteggiamento ideologico pure nel dare risposta ad un sisma, che è un sisma che ha devastato una gran parte del nostro territorio. Allora noi vogliamo prenderci questo impegno nei confronti, seppur la regione non è l'unico ente interessato, nei confronti di questi territori, per conferire a questi territori la possibilità di poter ripartire e ricostruire e non essere abbandonati a se stessi, perché poi a distanza di 4 anni il tempo, che è l'elemento essenziale, rischia di diventare determinante nella scelta di tanti imprenditori, nella scelta di tante famiglie di abbandonare quei comuni e rifarsi una vita altrove e non progettare la propria vita sulle SAE o sul CAS. Terzo, la tutela del lavoro. La nostra è una regione che ha un grande potenziale, migliaia sono le attività piccole, medie e tante anche quelle grandi che hanno dato tanto all'economia nazionale e all'economia locale. Noi abbiamo esempi, anche ieri ne abbiamo incontrati alcuni che sono veramente un grande orgoglio, ma devono essere tutelati, devono essere accompagnati nella sfida all'internazionalizzazione, nella sfida alla globalizzazione e soprattutto un supporto affinché possano resistere in questa fase difficile prima della pandemia, fase che rischia di diventare devastante se non ci sarà un progetto chiaro di sinergia tra la grande impresa, la piccola impresa e la media impresa, tra l'agricoltura, l'ambiente, il turismo, il commercio. Noi dobbiamo recuperare il valore di ambienti come questo, penso alla pesca, penso a tantissime attività che erano la nostra colonna portante e rischiano piano piano di desertificare anche se stesse e di lasciare un buco a livello occupazionale. Ultimo, però, primo, penso insieme agli altri, la questione dell'isolamento. Noi viviamo un isolamento strutturale, basti pensare che da Porto Sant'Elpidio fino al confine con la regione Abruzzo non abbiamo più un'autostrada a 2 corsie, abbiamo un'autostrada ad 1 corsia. Basti pensare al ruolo del porto, all'aeroporto, basti pensare alle intervallive, basti pensare alla Pedemontana, basti pensare ai collegamenti della Salaria verso Roma o della Fano Rosseto. Noi siamo penalizzati, viviamo un isolamento infrastrutturale, viviamo un isolamento economico, viviamo un isolamento istituzionale. La nostra è una regione che non conta più nulla. E chiudo ricordando l'esempio di come sia stata l'unica regione che in un balletto inaccettabile all'inizio della pandemia, in un balletto inaccettabile tra regione e governo, ha fatto un'ordinanza con 4 giorni di chiusura e alla fine quell'ordinanza dopo 4 giorni rispetto ad altre regioni è stata pure impugnata dal governo nazionale. È inaccettabile che la nostra regione sia trattata come una sede del Partito Democratico. Noi vogliamo scrivere una pagina non al servizio del potere, ma al servizio dei cittadini marchigiani. Grazie. Giorgia Meloni, che voglio ringraziare ancora una volta per la vicinanza e l'affetto che ha nei confronti della nostra regione, dei nostri quadri dirigenti, dei nostri rappresentanti istituzionali. E ovviamente l'invito a essere qui molto presente tra noi da qui a tutta l'estate. Sono 20 anni, sono 20 anni che vengo, ultimamente 20 anni che Ciccioli mi fa l'invito. Va bene, allora buongiorno a tutti, grazie per essere qui, grazie ai colleghi della stampa, grazie a Carlo Ciccioli, il nostro coordinatore regionale, anche per aver scelto questa bella e significativa location, grazie a tutto il movimento e grazie a Francesco Acquaroli. Grazie a Francesco perché accoglie ancora questa sfida, perché è portabandiera oggi non solo di Fratelli d'Italia ma dell'intero centrodestra in quella che può essere una battaglia straordinaria di ricostruzione. Voglio ringraziare ovviamente gli alleati
perché voi sapete insomma che è stato un lavoro lungo, ma la DERA alla fine ha scelto i candidati migliori, aver scelto di puntare sulla vittoria, aver scelto di essere compatti e di guardare al risultato è qualcosa che dobbiamo a tutti, non è un lavoro che ha fatto solamente Fratelli d'Italia, e quindi ci tengo molto a ringraziare anche i nostri alleati della Lega e di Forza Italia. È un risultato che abbiamo costruito, quello di poter con Francesco Acquaroli fare da portabandiera in questa battaglia. L'abbiamo costruito non oggi, non un mese fa, non quando abbiamo cominciato di parlare di queste candidature. Voi sapete che già 5 anni fa scegliemmo di esprimere qui un'alternativa, e già 5 anni fa Fratelli d'Italia lavorò per avere, e anche l'UDC, ovviamente i nostri alleati dell'UDC che ci sono presenti, scusate, che anche 5 anni fa noi scegliemmo di candidare qui un nostro esponente. Voi sapete che al di là degli scherzi con Carlo Ciccioli, che la nostra presenza qui è stata una presenza costante anno dopo anno dalla nascita di Fratelli d'Italia in poi, fuori dalle campagne elettorali, in questa regione abbiamo sempre creduto. Noi crediamo che in questa regione si possa fare un lavoro straordinario, e il simbolo che abbiamo scelto oggi di presentare questa candidatura proprio sotto l'arco di Traiano, cioè sotto l'arco che fu costruito in memoria di un imperatore che aveva scelto di credere nello sviluppo di questa città, che aveva scelto di credere nello sviluppo di questa regione, esattamente come oggi ci crediamo noi, perché le Marche hanno molto di meno di quello che potrebbero avere, vogliono solamente poter competere ad armi pari. Noi lo sappiamo che negli ultimi anni le cose non sono andate bene, sappiamo che non è normale che le Marche piano piano stiano diventando la prima città del sud, che l'Europa stia declassificando e abbia già declassificato questa regione da regione ordinaria a regione in transizione verso il sottosviluppo, e non è per colpa dei suoi cittadini, e non è perché le manchi qualcosa, le è mancato qualcuno che sapesse credere davvero nel suo sviluppo. Noi ci crediamo, l'abbiamo scelto di investire sulle Marche, ci mettiamo la faccia perché sappiamo che qui si può fare un lavoro straordinario. Partendo da cosa? Non verremo qui a proporvi il reddito di cittadinanza, noi non verremo qui a proporre 780 euro se stai a casa senza lavorare, noi chiederemo ai cittadini di questa regione di rimboccarsi le maniche e di lavorare, ma prometteremo loro che avranno pari condizioni per farlo. Noi veniamo qui a parlare di infrastrutture. Veniamo qui a parlare di infrastrutture, che è un tema che non interessa a nessuno, sapete perché? Perché è un fracasso elettorale, perché è un tema complesso, perché è uno sviluppo lungo, perché c'è bisogno di tempo, di molte risorse, e magari quando metti i soldi su un'infrastruttura poi il nastro lo taglia un altro che non sei tu, e quindi non conviene. Conviene fare altre cose, ma se ci troviamo nella arretratezza nella quale siamo è colpa di queste scelte della politica, perché che qui da Ancona a Roma la strada più veloce passi per il pullman nel terzo millennio, e beh ragazzi, non è una cosa normale. Tra un po' ci andremo a Dorso di Mulo, che almeno è più caratteristico, ma non è normale. Noi vogliamo Marche, che le Marche possano essere una regione che corre ad alta velocità. Quindi il tema dello sviluppo ovviamente della rete ferroviaria, il tema dello sviluppo della rete stradale e autostradale, il tema del suo porto. Ora, anche qui, non è che ci presentiamo oggi, quant'era? Un anno fa, Carlo, più di un anno fa, forse qualcosa di meno di un anno fa, venimmo qui ad Ancona in una tour che facevamo sullo sviluppo proprio dell'Italia, sulla nostra idea di sviluppo dell'Italia, e da qui parlammo del tema dello sviluppo dell'infrastruttura portuale. Perché, signori miei, l'Italia è una piattaforma nel Mediterraneo, dovrebbe essere naturalmente il porto d'Europa, non lo è. Le merci che arrivano, lo sapete meglio di me, dall'est del mondo preferiscono circumnavigare l'Europa e arrivare ad Amsterdam o a Rotterdam, perché le nostre infrastrutture non sono adeguatamente sviluppate, le infrastrutture portuali, ma non solo. Se io anche avessi un porto che funziona, ma poi non avessi infrastrutture che lavorano bene nell'entroterra, quelle merci che arrivano nel porto o quelle persone che arrivano nel porto comunque non si potrebbero spostare velocemente. Ci perdiamo 70 miliardi di euro l'anno noi in questo lavoro. E non è un caso, guardate, che Fratelli d'Italia oggi esprime il
presidente della regione Abruzzo e ha candidato il presidente della regione Puglia, Raffaele Fitto, perché noi vogliamo costruire una vera e propria dorsale sull'Adriatico che possa costruire una filiera proprio soprattutto sul tema delle infrastrutture. Del resto Marsilio in Abruzzo ha sbloccato in 6 mesi il tema del porto che era fermo da 12 anni. In Puglia gli unici 2 porti che esistono l'ha fatti Fitto, quindi diciamo che a monte i nostri rappresentanti un lavoro serio su questo tema lo sanno fare. Vogliamo aggiungere Francesco Acquaroli a questo ragionamento? Sì, vogliamo lavorare sul grande tema delle infrastrutture, sul tema del dissesto idrogeologico, altra grande questione che non interessa a nessuno perché anche lì ci devi mettere le risorse, ma finché non ci sono le tragedie, elettoralmente il risultato di quelle risorse che tu metti per impedire le tragedie non lo vedi e allora non si interessa a nessuno. Ma poi ovviamente quando esondano i fiumi, quando crollano le montagne, quando, insomma, tutto quello che noi abbiamo visto e che voi conoscete bene qui, tra l'altro appunto col tema del terremoto l'avete visto benissimo, e poi quando accade però tragedie, morti e ulteriore depauperamento e sottosviluppo del territorio. E anche sul tema della ricostruzione Francesco lo ha raccontato, ma voglio sfidare qui la sinistra. 4 commissari in 4 anni, però il vice commissario era sempre il presidente della regione e non mi pare di averlo sentito. Non li abbiamo sentiti. Oggi arriva la campagna elettorale e sentiamo dire a Legnini cose molto simili a quelle che noi proponiamo da 4 anni e che ci hanno puntualmente bocciato. Perché ce l'hanno bocciato quando abbiamo chiesto che sulla ricostruzione si utilizzasse lo stesso schema che sarebbe utilizzato per la ricostruzione del ponte a Genova. Ma perché a Genova sì e nelle Marche no? Si può fare, lo abbiamo dimostrato, sono fiera che ci siamo riusciti. Tra l'altro in Liguria, non a caso, c'è un presidente di centrodestra che ha potuto fare doti in Liguria, chiediamo che e lavoriamo perché si possa fare anche nelle Marche, dove la ricostruzione è, lo sapete bene, centro Italia, totalmente ferma. I ritardi sulle case, insomma non ci voglio entrare, voi sapete le proposte che abbiamo fatto, i poteri straordinari al commissario, i poteri straordinari a sindaci, la velocizzazione delle procedure, niente. Tutto quello che è stato fatto è utilizzare i fondi straordinari europei per la ricostruzione per pagare gli eventi in città che non c'entravano niente con la ricostruzione. Brava. No, perché... Forse anche l'attuale candidato presidente, no? Credo abbia potuto organizzare qualche evento con i soldi della ricostruzione. E quindi voglio dire, noi vogliamo parlare di tutte queste materie, vogliamo parlare di una cosa della quale nelle Marche si parla poco, secondo me. Perché vedete, quando io penso alle Marche, io non sono marchigiano, conosco questa regione molto bene, ma quando penso alle Marche io penso alla manifattura, penso all'abbigliamento, penso alle scarpe, penso all'operosità della sua gente. Non penso al turismo. Non esiste il marchio Marche. Non esiste al di fuori di questa regione la percezione delle straordinarie opportunità che questa regione potrebbe dare sul piano del turismo. Turismo di tutti i livelli. Turismo storico, turismo religioso, turismo balneare. Ma che cos'ha la riviera, voglio dire, il Conero da invidiare a tante altre località molto più conosciute? Nessuno ha investito sul turismo, è legato per carità alla debolezza infrastrutturale anche questo, perché oggi se c'è una cosa che noi abbiamo imparato dai turisti è che la gente vuole viaggiare veloce, vuole stare comoda, vuole muoversi, vuole avere strutture ricettive adeguate, bisogna investirci, ma è un pezzo di ricchezza rispetto al suo potenziale al quale le Marche stanno rinunciando perché non c'è visione. E quindi noi vorremmo parlare anche di questo, anche sul tema del turismo. Fratelli d'Italia ha una bella filiera, noi abbiamo diversi assessori al turismo, abbiamo deciso di investirci a livello regionale, stanno facendo cose straordinarie, molto importanti, a differenza di quello che vediamo fare dal governo che, diciamo, sul turismo, a netto di tentare di mettere le mani sul consiglio d'amministrazione dell'Enit perché non aveva la maggioranza, non abbiamo visto fare molto. Lo stesso bonus turismo è una fregatura totale, soprattutto per gli operatori del turismo, oggi in grandissima difficoltà, che vengono costretti a fare degli sconti che poi devono andare a pietire allo Stato col credito d'imposta. Noi abbiamo fatto una proposta molto diversa, ogni tot
notti che un turista passa nel nostro paese, lo Stato ne paga diretta, ne regala uno e lo paga direttamente alle strutture turistiche, così aiuti le strutture turistiche, così fa in modo che rimangano i turisti sul territorio, i turisti spendono e spendono e aiutano tutto l'indotto. Ci sono mille cose che si possono fare. Abbiamo proposto l'IVA al 5% su tutta la filiera del turismo, sulla ricezione, sulla somministrazione, sul trasporto dei passeggeri, per aiutare un comparto che, se crolla in Italia, signori, crolla l'intera economia italiana. Non è solo il 13% di PIL che viene, diciamo così, riconosciuto al comparto del turismo, è molto più ampio, perché l'indotto è molto più ampio. Quindi ci abbiamo investito, penso che anche qui nelle Marche su questo possiamo fare un lavoro straordinario. E poi ovviamente il sostegno alla piccola e media impresa, al nostro tessuto industriale, ai nostri prodotti di qualità, al Made in Italy. Su questo parla la storia di Fratelli d'Italia. Noi siamo un partito produttivista, lo sanno tutti. Anche in questa vicenda post-Covid abbiamo su questo concentrato la nostra attenzione. Hai voglia di dire, vieni a fare la passerella a Villa Pamphili con Conte, ci beviamo un bicchiere di champagne, tiriamo brioche al popolo che ha fame, al limite gli tiriamo i monopattini, perché tanto se la gente è povera chi se ne importa? No. Noi non vogliamo fare le passerelle in villa, noi vogliamo parlare delle cose concrete. Si stanno spendendo 80 miliardi di euro, guardate che non sono pochi, eh. Sono 80 miliardi di debito che stiamo scaricando sui nostri figli. È partita la sirena dei Ceriscioli. Bene. Dove sto la mumica? Si stanno spendendo 80 miliardi di euro di nuovo debito che grava sui nostri figli, che abbiamo concessi noi, con i voti fondamentali dell'opposizione, perché questo è un momento in cui bisogna aiutare le imprese, bisogna evitare una deriva che noi rischiamo, una ecatombe occupazionale, una desertificazione economica, il rischio che non riapra un'impresa su tre. Certo che servono le risorse, però se le spendi male, allora sei un irresponsabile, sei un cinico. E se metti 80 miliardi di debito sulle spalle dei tuoi figli, poi non ci metti nel decreto le consulenze per il Ministero dello Sviluppo Economico, le consulenze per il MEF, i biglietti. Pensate, nel decreto rilancio c'è una norma per 100.000 euro di biglietti aerei in business class per Dubai. Perché loro ricostruiscono così. Fanno a Dubai. 30 milioni di euro per velocizzare le pratiche per la regolarizzazione degli immigrati prevista dalla sanatoria della Bellanova, perché se la cassa integrazione non arriva dopo 4 mesi frega niente a nessuno di velocizzarla, ma in compenso le pratiche per la regolarizzazione degli immigrati, quelle devono viaggiare velocissime. E questo è come noi stiamo spendendo i soldi della presunta ricostruzione. Abbiamo detto, volete parlare con noi? Certo che vogliamo parlare. Levate tutte le marchette. Togliete tutte le norme che servono alle consulenze, 2 milioni e 4 di consulenze che stanno sul gioco economico. Sapete quante attività si salvano con 2 milioni e 400 mila euro? Molte di più di quelle che salveranno i consulenti dei Patuanelli. Abbiamo detto togliete tutta questa roba, perché noi non ci prestiamo a questo mercimonio, noi non trattiamo su questa roba qui, e con il decreto, con gli 80 miliardi, adesso 55, quello nel decreto rilancio, si fanno tre cose solo. Si difendono i posti di lavoro, si salvano e si aiutano le aziende e si dà una mano a chi è in difficoltà. Queste sono le uniche tre cose che si dovevano fare. Vi garantisco che non servivano 266 articoli di decreto. Stamattina apro, mi pare, La Stampa, insomma non ricordo quale giornale, e c'è Conte che dice: vogliamo detassare gli imprenditori che decidono di non accedere alla cassa integrazione. L'hai letto tu? L'abbiamo presentato 4 volte. Ce l'hanno bocciato tutte e quattro. Cioè noi abbiamo sempre detto attenzione a dare come unico segnale, voi l'avrete anche sentito, qualche volta l'ho raccontato nelle mie interviste, attenzione a dare l'unico segnale, il segnale che l'unica possibilità è la cassa integrazione. Certo che dobbiamo aiutare gli imprenditori anche pagando la cassa integrazione, ma noi dobbiamo fare del nostro meglio perché ci sia invece la continuità aziendale, perché non si perdano, non si rischino di perdere i posti di lavoro, perché gli imprenditori non siano portati a mollare ma a rimboccarsi le maniche, ad andare avanti. Quindi lo Stato deve dare un segnale da questo punto di vista. E quindi abbiamo fatto una serie di proposte. Per esempio, se tu
imprenditore vuoi accedere alla cassa integrazione ma decidi di non farlo, lo Stato dà a te l'equivalente dell'80% di quanto gli sarebbe costato mettere in cassa integrazione quei dipendenti. Poi abbiamo proposto una detassazione dei contributi al 50% sempre per gli imprenditori che potevano accedere alla cassa integrazione e non lo facevano. Tutto bocciato! Stamattina Conte, che poi si legge i nostri emendamenti e li copia. Però non è che lo dice, Fratelli d'Italia ha fatto una proposta sensata, abbiamo deciso di accoglierla, no, loro te lo bocciano e poi se lo fregano e fanno finta di roba loro. Ma ben venga, basta che lo facciano, perché finora 80 miliardi spesi, non c'è sta roba, l'abbiamo proposta loro, noi, ma loro non ce l'hanno messa. E qui, sul tema del sostegno alle imprese che non devono chiudere, sul tema della libertà d'impresa, non vi voglio portare su temi, diciamo, nazionali, ma poi non sono solo nazionali, perché in una regione come questa incide moltissimo questa materia qui. Il tema di aiutare le imprese a essere libere di produrre, via i vincoli, via il decreto dignità, via il tetto al contante, via l'obbligo di fatturazione elettronica, cioè tutto quello che in questo momento diventa burocrazia, vincolo, un problema, nuovi pezzi di la gente deve lavorare. E vorremmo uno Stato che dicesse: resisti, lavora, non mi vedrai per romperti le scatole, mi vedrai solo quando ti devo dare una mano, ma ti prego vai avanti. Invece noi stiamo dando il segnale che la burocrazia è l'unica cosa che non si è fermata. Avete visto il periodo di Covid? Tutto fermo. C'era la scuola, c'erano i processi, i tribunali erano chiusi, il Parlamento era chiuso, tutto chiuso, la burocrazia stava lì. Non sei riuscita proprio a tagliare niente. Abbiamo fatto una battaglia per togliere l'obbligo di contrattazione sindacale nell'accesso alla cassa integrazione, una follia, che chiaramente rallenta. Non abbiamo avuto risposte praticamente su nulla, però le abbiamo fatte. E poi il tema, dicevo, del sostegno ai più deboli, perché c'è parecchia gente che si è ritrovata senza nulla, senza nulla. E noi che siamo una forza sociale non ci contiamo dall'altra parte, ma le cose vanno fatte con un minimo di decenza. Viene inserito il reddito di emergenza, adesso lo chiamo, 400 euro per 2 mesi, che già uno dice, scusate, ci sono delle persone che stanno in difficoltà, sono tutte uguali, perché alcuni prendono il reddito di cittadinanza, 780 euro per 2 anni praticamente, e altri prendono 400 euro per 2 mesi? Forse bisognerebbe fare uno strumento solo. E seconda vicenda, ancora più vergognosa, il reddito di emergenza è legato all'ISEE. L'ISEE si calcola sul reddito dell'anno precedente. Quindi è una roba che non ha proprio alcun senso. Noi su questo abbiamo fatto le proposte sensate per dare uno strumento di tutela sociale, chiaramente a chi sta in difficoltà, sempre con l'occhio non dell'assistenzialismo, con l'occhio della transitorietà nel sostegno ai fini della ricostruzione. Sono le nostre battaglie e chiaramente sono battaglie che speriamo attraverso queste elezioni regionali e attraverso la possibilità che queste elezioni regionali diano anche un sonoro segnale alla sinistra locale e alla sinistra nazionale che magari tra non poco si possa costruire una filiera di governo capace di fare cose sensate a livello di regione e a livello nazionale. Abbiamo gli uomini, abbiamo le idee, gli uomini, le donne, le idee, la classe dirigente, la squadra per costruire tutto questo. E abbiamo i simboli, che sono simboli di un'idea. Perché lo dico? Perché mi fa tanto sorridere questa sinistra che si nasconde. Mi fa sorridere la sinistra che adesso prende Mangialardi e fa finta che Mangialardi venga da Marte e che non fosse perfettamente, che non sia perfettamente inserito nel sistema di potere che ha governato la regione Marche. Poi vai sul suo sito internet, non ci sono i simboli, tutto arancione, perché si vergognano pure loro, e hanno ragione. Loro sono praticamente, quando stamattina mi sono andata a guardare questo sito del candidato della sinistra, e mi è venuto in mente il bonus facciate dei Ceriscioli. È lo stesso principio: svecchiano la facciata, ma quando entri dentro casa è sempre la stessa roba.
L'importante è che i cittadini marchigiani lo sappiano. Se gli piace quello che hanno visto finora, possono votare per la sinistra. Se vogliono provare a costruire un futuro di dignità e di opportunità per questa regione, io consiglio loro di sostenere Francesco Acquaroli. Grazie. Adesso passiamo il microfono se i giornalisti vogliono fare delle domande. Poi faremo una foto con alle spalle la nostra cattedrale, anche lì siamo più di 1000 anni di cattedrale, che è un simbolo della nostra civiltà, la civiltà cristiana e della nostra storia. Allora, giornalisti. Chi vuole il microfono? Non ci credo, speravo che guardassi io invece, guardavi più avanti. Se invece non domande, facciamo dire. Ci sono domande? No, l'unica cosa che mi chiedo, se facciamo un po' la spicciolata per evitare la sera per sposare. Se facciamo l'intervista, dai, facciamo l'intervista. Come volete. Ok, sono all'occhio quello col titolo.